La Calabria si deve occupare delle emergenze, ma si deve occupare con ambizione anche della possibilità di sviluppare le eccellenze che in Calabria ci sono. Ci sono tante imprese che sanno produrre, ma che non sanno vendere su mercati per loro non tradizionali. Nel corso degli anni, queste vetrine come l'Expo erano appunto soltanto delle vetrine per la Calabria. Io ho voluto incontrare il presidente Lice insieme alla sottosegretaria agli esteri, all'ambasciatore commissario dell'Expo, perché la Calabria sarà partecipe dell'Expo, sarà presente, ma vorrei che le imprese che parteciperanno all'Expo di Osaka avessero il supporto da parte di Ice, Simest, Sace, affinché questa loro partecipazione non sia semplicemente un mettere in vetrina i loro prodotti, ma sia un'occasione di sviluppo per le loro aziende. Presidente, lei pensa che sarà possibile organizzare dei voli? Ma sui voli stiamo lavorando già da diversi mesi. Quando io mi sono insediato, credo che la Calabria abbia toccato negli anni passati il punto più basso per numeri di voli e credo che da qui a qualche giorno ne annunceremo qualche decina di nuove rotte, certo rotte così importanti come per il Giappone sono rotte che difficilmente riusciranno a trovare l'interesse di vettori, però a me interessa che siano collegati i principali hub aeroportuali. Se già collegassimo con Lamezia, Istanbul, Francoforte, già l'abbiamo collegata e la potenzieremo. In Calabria si potrebbe venire facendo un solo scalo, oggi purtroppo spesso non è così. Presenta un'occasione di rilancio per il partito sulla scia di quanto ha già fatto molto bene Mangialavori nel corso degli anni. Cannizzaro oggi ha stimoli, entusiasmo, ha dimostrato di avere grande radicamento sul territorio, queste qualità le metterà a disposizione del partito, l'ambizione è quella di fare della Calabria la prima regione per Forza Italia. No, noi dobbiamo pensare che adesso nel 2025, da aprile a ottobre, noi, l'Italia, il sistema Italia avrà un avamposto, una vetrina globale e noi in questa vetrina ci sarà uno spazio importante dedicato alla Calabria e sono molto felice di aver sentito oggi direttamente dal Presidente Occhiuto che la Calabria sarà presente in tutto il variegato mondo che essa rappresenta e su cui c'è una forte aspettativa, una forte curiosità del pubblico giapponese, che in parte già la conosce attraverso la presenza qui di importanti investimenti giapponesi, sto pensando a Kagome, sto pensando a NTT, sto pensando a Hitachi. Queste sono delle realtà che sono conosciutissime in Giappone, che in qualche modo loro stesse hanno contribuito a far conoscere in Giappone questa regione che ha talmente tanto da offrire, che avrà il suo periodo per rappresentarsi, non solo nello spazio che noi abbiamo voluto dedicare alle regioni, ma anche proprio caratterizzando l'intero padiglione con la sua cultura, con il suo territorio, ma anche con la sua ricerca, con la sua innovazione, con la sua alta tecnologia. È un po' una cosa che sta succedendo in tutto il mondo, forse una reazione a un mondo digitalizzato che però ha bisogno di ritrovare una radice di manualità e la manualità in Italia ha una rappresentazione unica nel mondo, quindi raccontare l'Italia che è innovazione tecnologica ma anche tradizione del saper fare con le mani in un paese che è molto attento a queste cose dà un'immagine di questo paese che è profonda, no? Cioè, ha delle radici profonde, ha un artigianato di alto livello e anche l'innovazione tecnologica. Non è così comune in tutti i paesi del mondo.